12 incontri per guidare le future mamme negli ultimi mesi di gravidanza, un percorso che un tempo veniva intrapreso in presenza e insieme ad altre donne, con la possibilità di incontrarsi e confrontarsi, e che invece ai tempi del Covid viene effettuato virtualmente attraverso un PC o uno smartphone. L'ASP di Caltanissetta organizza infatti tramite i consultori familiari provinciali dei corsi di accompagnamento alla nascita online, appuntamenti che si svolgono nell'arco di circa 3 mesi e che si sviluppano anche in relazione ad esigenze, dubbi e domande delle future mamme, coinvolgendo anche i papà. Oltre all'incontro online con gli operatori dei consultori, e dunque ginecologo, ostetrico e psicologo, si prevede anche quello con il pediatra. E persino un filmato per far conoscere la sala travaglio e parto, nonché lo stesso reparto. È possibile iscriversi in qualsiasi momento, dato che i corsi vengono organizzati continuamente. Abbiamo dovuto adeguarci alle nuove richieste che le gravide ci facevano in modo da rispondere alle loro specifiche necessità. E questo trasformare, utilizzare il mezzo elettronico ci consente in più di poter raggiungere molte più gravide rispetto a quelle che potevano seguire il corso in consultorio, perché magari le donne hanno problemi organizzativi a potersi muovere, a poter venire in consultorio a seguire l'incontro, hanno bambini piccoli e quindi questo tipo di approccio per cui a casa tranquillamente possono partecipare e interagire con noi operatori e con le altre gravide del gruppo diventa un modo per coinvolgere più possibile le gravide della nostra provincia. Tutti i consultori ormai abbiamo attivato questi corsi e ne abbiamo fatti già quattro online. Abbiamo voluto estendere a tutta la popolazione della provincia e diffondere con questa nuova locandina l'iniziativa proprio attraverso i medici di medicina generale, le farmacie, in modo da poter coinvolgere e offrire una possibilità di vivere meglio la gravidanza a quelle donne che in questo periodo certamente hanno più difficoltà a viverla serenamente. Quindi il nostro apporto è certamente più efficace e anche più utile alle donne in gravidanza per poter arrivare al parto con una maggiore consapevolezza e preparate anche alle nuove situazioni che troveranno in tutto il percorso. Del resto le gravide ancora per molto non saranno una popolazione che potrà liberarsi dal rischio dell'infezione Covid, perché sono una di quelle pochissime categorie che non potrà fare neanche la vaccinazione.